Come nasce l'idea di questo romanzo? La pandemia ha aperto degli spazi di solitudine e di ritiro dalla socialità che hanno consentito di riordinare tutta una serie di documenti familiari che erano non soltanto lettere private ma anche relazioni agli alti comandi di un ufficiale che era tornato dalla Seconda Guerra Mondiale. La lettura di questa documentazione mi ha fatto comprendere che l'amore con il quale io potevo accingermi, no, a decifrare certe calligrafie, certamente non sarebbe stato quello con il quale un domani, morta io, i miei figli avrebbero potuto fare la stessa cosa. E allora ho pensato di raccontare in chiave romanzata, in chiave narrativa, una storia che secondo me meritava di essere raccontata per trasmetterla ai posteri, in particolare alle nostre ultime generazioni che non hanno avuto reduci della Seconda Guerra Mondiale in casa. Ecco, penso che sia questo, no? Ciò che lega a sé l'idea del romanzo. Seconda Guerra Mondiale, che per quello che contiene è ancora di grande attualità, no? Sì, perché sono stati appena celebrati lo scorso anno gli 80 anni dell'armistizio, quindi 80 anni fa a quest'ora ancora si combatteva, sia pure c'era un'Italia spaccata a metà, c'era la linea Gustav prima, la linea Gotica poi, avevamo da un lato al nord la RSI, dall'altra c'era il Regno del Sud con il re che dopo Brindisi andò in costiera amalfitana, insomma è stata una lunga guerra di resistenza poi, no? Con un cambio di alleanze, con buona parte dei nostri militari che erano stati deportati sul suolo germanico come traditori, quindi come prigionieri ma traditori, e che lì sono rimasti in gran parte come internati militari italiani. Quindi questo è anche un libro sugli internati militari. Sciacca cosa ha significato nella sua vita? Sciacca ha significato l'inizio della mia carriera come magistrato, ha significato un lavoro di 5 anni svolto a fianco di dirigenti della procura, era Dino Petralia e Alberto Bellet era il presidente del tribunale, quindi il mio presidente perché io ero un giudice giudicante, ha costituito tutto, mi ha creato quel patrimonio di conoscenze e anche di saper fare che tuttora mi aiuta, insomma, nella continuazione del lavoro in Veneto. Dottore Petralia, cosa l'ha colpita di questo libro? Allora, è un libro che sembrerebbe un libro pubblico, un libro di storia, un libro che racconta periodi storici difficili e contribuisce anche a raccontare e a ricostruire una storia del nostro periodo buio, quello della fine della guerra, dell'armistizio e dei cosiddetti IMI, cioè gli internati militari italiani. Però è soprattutto un libro d'amore, un libro che racconta una storia d'amore nei suoi contorni più belli, dove c'è disagio e l'amore vince. Umanamente cosa significa reincontrare una persona con cui avete lavorato, diciamo, a stretto contatto, sotto vesti diverse? Che tipo di sensazione le suscita? Allora, io penso che quando un rapporto anche di colleganza lavorativa, quindi professionale, è un rapporto di reciproca stima e anche di affetto, sono solo delle premesse per costruire un'amicizia in cui poi ci si riconosce in tutto, nella vita privata, nelle parentele, negli affetti e nei sentimenti.